Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi non parliamo di tecnologia, o meglio, In un certo parliamo di senso. qualcosa che può aiutare i nostri prodotti smart in casa. Di cosa parliamo oggi, Marco? Oggi andremo a vedere come poter giochicchiare, quindi attivare o disattivare il 2,4 GHz, il 5 GHz su un dispositivo modem TIM, quindi su una linea TIM, con un MacBook. Quindi questi sono i parametri che vi possono essere utili per capire su cosa andremo ad operare praticamente. Allora, detto molto sinceramente, stasera abbiamo fatto un po' di video, abbiamo un nuovo prodotto da presentarvi, sicuramente magari l'abbiamo già mostrato il video e, come al solito, essendo un prodotto smart, andava con il 2,4 GHz. Noi abbiamo sia il 2,4 che il 5, a questo punto ci ha fatto i soliti 1500 problemi e alla fine abbiamo detto, senti, sai cosa c'è? Cerchiamo di non diventare matti, andiamo a disabilitarlo direttamente dal computer e tagliamo la testa al toro. Poi lì a Marco gli è venuta l'idea, ha detto, sì, ho capito, però noi lo facciamo, ma parecchia gente che ha questo problema magari non sa come si fa. Facciamoci un video e proponiamoglielo. Siccome è una cosa semplice, non bisogna essere informatici, noi non lo siamo, Assolutamente. ve lo facciamo vedere e vedrete che è veramente una cosa molto E semplice. questo vi risolverà tutti i problemi di connessione con questi benedetti prodotti che vanno solo con il 2,4, perché parecchie volte il consiglio che vi abbiamo dato di andare in un'altra stanza, a volte funziona, a volte no. Ma bando alle ciance, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. Attivare la campanellina per essere informati sui prossimi video in uscita e di lasciare un bel mi piace. Ma io direi che è giunto il momento di lanciare la Sigla! sigla. Prima di partire ci teniamo a precisare che questa prova è stata fatta direttamente su un Mac della Apple. Quindi noi vi mostriamo come farlo su questo prodotto. Andiamo sulla mela, preferenze di sistema, rete. Una volta selezionata la nostra rete Wi-Fi, andiamo su avanzate. Qui selezioniamo nella barra in alto TCP/IP. Ed ecco trovato l'indirizzo del nostro router. Selezioniamo questo, copia, faremo incolla nel browser. Qui inserite la vostra password. Solitamente le prime volte è admin admin, poi vi dirà di cambiarla. Infatti noi abbiamo fatto il cambio della password. Ecco, tornando a noi, nella colonna dove c'è Wi-Fi troverete la prima voce 2,4 GHz. La seconda 5 GHz, a noi interessa disabilitare il 5 GHz, quindi ci cliccate, verrà aperta questa finestra dove vi dirà in questo momento è attiva, vuoi disattivarla? Clicchiamo su disattiva e diamo ok. Non lo faccio perché in questo momento non mi serve. Una volta fatta poi la configurazione con tutti i dispositivi che volete, rifate lo stesso procedimento, cliccate su attiva. Date l'ok, ci metterà un attimino perché deve configurare nuovamente il tutto e a questo punto abbiamo finito la procedura. Come avete potuto vedere, è stato semplicissimo poter configurare il nostro modem da 2,4 o da 5, attivare o disattivare l'uno e l'altro, perché non è un passaggio, è un attivare e disattivare, mi correggo. Speriamo che questo video possa essere stato utile a parecchi di voi, che vi possa magari risolvere tanti che avevano messo la presa smart o qualsiasi altro prodotto nel cassetto e dicono: caspita, Proviamo così. magari questa è la svolta che mi fa funzionare il prodottino. Provateci, ragazzi. Noi abbiamo risolto parecchie cosettine avendo scoperto questa procedura. Ripetiamo, non siamo informatici, ma siamo riusciti a farlo. Quindi, come abbiamo sempre detto, questo deve essere un canale di community. Tutti insieme cerchiamo di risolverci i problemi l'un l'altro. Tant'è che se anche voi avete dei suggerimenti, noi siamo qui apposta. Mi raccomando ragazzi, date sempre un'occhiata qui sotto ai link che vengono lasciati, dove troverete tutti i prodotti o buonissima parte dei prodotti che abbiamo testato e quindi troverete anche il relativo video di spiegazione all'interno del canale e anche prodotti che non abbiamo testato ma che abbiamo intenzione di comprare in futuro e che riteniamo già di sicuro un ottimo acquisto ancora prima di comprarli. Ma...
che secondo noi di sicuro vale la pena acquistare. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao, ciao ragazzi.